tutto fatto per Luca Leone alla Ternana. Manca solo l'annuncio. Trattativa decollata nelle ultime ore. Patron Bandecchi gli ha offerto la poltrona da direttore sportivo. Leone è già a Terni, deve solo liberarsi. Non sarà un problema. Il suo legame col Delfino è prossimo alla scadenza, 30 giugno 2019. Quindi firmerà un triennale col club umbro. Manca, lo ripetiamo, solo l'annuncio. Tutto questo alla vigilia di Pescara Venezia. Biancazzurri chiamati al riscatto, fondamentale ritrovare compattezza ed equilibrio, ma sul piano tattico non cambierà nulla e infatti Pillon mette da subito le cose in chiaro. No, non cambio modulo, porca miseria, me le tirate fuori, non lo cambio. Non ce la faceva più, bellissimo. Il nostro centrocampo viene tanto criticato in questo momento, però all'inizio nessuno mi muoveva una critica sul centrocampo che avevamo noi. Nel senso che noi all'inizio abbiamo fatto 26 punti con un centrocampo di questo tipo qua. Abbiamo fatto delle grandi partite con questo centrocampo qua. Consideriamo un po' tutto. Un problema di distanze tra i reparti, come abbiamo detto nelle ultime settimane. Sì, ha detto bene. Mi ricordo bene quando abbiamo fatto tanti punti, noi eravamo una squadra molto compatta in questo senso, non offrivamo molto il fianco e ripartivamo, facevamo molto molto male. Può essere anche un problema di condizione fisica, cioè no. La squadra si allunga, perde di compattezza, c'è anche questa problematica. Io gliela rifaccio la domanda, mi pare un paio di settimane fa. Lo escludo, no, lo scorso fisico non lo vedo sinceramente. Se tutti insieme ci muoviamo in un certo modo, tu giochi in 20 metri, fai 5-10 metri. Tu quando cominci a farne 40, andare 40 a tornare, allora chiaramente dici, ma è stanco, sì, perché fai 40 e 40. Invece se tu fai 10 più 10, fai 20 metri. Allora, una questione più di testa. Di compattezza di squadra. Più se di tu testa, sei quindi? Sì, mentalmente, di ritornare con quella mentalità che avevamo all'inizio, di giocarsi la pagnotta, di essere sempre sul pezzo, di non mollare mai. E forse ci siamo un po' illusi di essere diventati, che potevamo fare di più. Invece noi dobbiamo essere molto bravi a tornare con quella umiltà che ci ha contraddistinto nella prima parte. Tornano a disposizione Canute e Melegoni, ripartiranno dalla panchina, non convocati Cocco e Fornasier, destinati a lasciare Pescara. Sull'attaccante concreto l'interesse del Pordenone. Il probabile 11, Mancuso, riferimento centrale, Antonucci dal primo minuto, soprattutto il rientro di Fiorillo Trepali. A centrocampo conferma del trio Memushai, Brugman, Macin. Sul mercato e sullo stesso Macin, Pillon dice testualmente: ho parlato con la società, ho detto quello che pensavo e siamo di comune accordo su quello che dobbiamo fare. Per quanto riguarda i ruoli, due difensori, centrale, terzino sinistro, io non ho mai e attaccante? Detto, non ho mai detto i ruoli, non ho mai detto niente a nessuno. Cioè, I ruoli glieli ho detti alla società. Ah, ho capito. Gli ho detto alla società. Non è giusto neanche, insomma, e io non voglio dire nient'altro. Metterli in piazza, no. Io non dico nient'altro. Dico che abbiamo parlato con la società. Perfetto. Ci siamo trovati d'accordo su queste situazioni da riparare, insomma, ma non aspettatevi stravolgimenti, cose eclatanti, nel senso che vediamo cosa può offrire il mercato. Se è un giocatore, viene richiesto in Serie A, deve andare. Deve andare, perché magari rimane qui controvoglia, non hai più la fame di prima, pensi di essere diventato, diventa un problema. Per esperienza non mi lego a nessuno, non c'ho, perché è sbagliato, tu va via uno, ne arriverà un altro, faremo un altro. Ci appaiamo i giocatori, non ci sono problemi. No? Anche perché, diciamolo francamente, se questi sono i risultati quando gioca, insomma. Chi è? Macin. Ma no, ecco, vedete, voi andate subito. No, ma questo è per pungolare il ragazzo, perché allora, ha grandi qualità, però insomma, no. Se gioca così come sta facendo nelle ultime due o tre partite, io dico una cosa, serve a poco. Io dico una cosa, l'anno scorso sono arrivato qua, mi sembra che giocasse molto poco, non sbaglio, mai. E vado qua, ha fatto molto bene, poi quest'anno ha cominciato, ha fatto l'inizio così, poi ha fatto bene. È un giocatore che secondo me trova la continuità, può diventare un grande calciatore.
Il Venezia, dall'avvento di Walter Zenga, 16 punti, frutto di 4 successi e altrettanti pareggi, appena 2 KO a Cittadella lo scorso 11 novembre, in casa col Cosenza domenica scorsa, gol di Tommaso Dorazio all'80esimo. Non convocati Falzerano e Gheco, il probabile 11, 4-3-3, Vicario Trepali, Brusca Gin, Modolo, Domizzi e Garofalo in difesa, a centrocampo Socio, Bentivoglio e Pinato, davanti il tridente Citro, Vrioni, Di Mariano. Partita molto tosta, perché da quando è arrivato Zenga proprio ha cambiato marcia, nel senso che vedi una squadra molto propositiva, molto organizzata, mi piace come ha giocato, ha fatto un passo falso domenica, ma è normale, ha fatto una grande rincorsa e ha pagato un po' la grande rincorsa che hanno fatto, può succedere anche a livello mentale, a livello fisico, possono aver, sono calati in quella partita. La cosa che hanno è che è una squadra molto esperta, molto cinici, cioè c'ha dei giocatori proprio di categoria, esperti, sanno leggere i momenti della partita, sanno leggere le situazioni, e lui è anche bravo a modificare l'assetto di squadra, perché vedo che nelle ultime partite ha modificato spesso l'assetto della squadra, perciò si basa su molti più moduli. Quello che ci aveva contraddistinto è la fame, quella cosa che magari abbiamo portato a casa delle partite, anche non giocando bene, tipo con il Foggia, non avevamo già, però eravamo di una tignosità, di una rabbia, nella difficoltà, eravamo tutti lì, e dopo magari ti viene l'episodio e vinci la partita. Ecco, quello, dobbiamo ritrovare quello. Allora se siamo quelli, non ci sono limiti, non c'è preclusioni, non c'è niente, possiamo fare quello che vogliamo. A proposito dei giocatori che devono ritrovarsi, si aspetta molto anche da Memusci. Io mi aspetto molto da tutti, compreso Memusci. Io mi aspetto grandi cose in queste due partite e nel futuro, da tutti. Però non cambierà modulo, questo insomma mi pare proprio assodato, cioè acclarato questo. No? Buongiorno!